Operai extracomunitari, quasi tutti bengalesi, minacciati, picchiati, offesi e pagati 4 o 5 euro l'ora, turni massacranti fino a 14 ore al giorno, malattie non pagate anche in caso di Covid. Un sistema di caporalato, quello che la Guardia di Finanza ha scoperto dietro l'industria degli yacht di lusso alla Spezia. Un'operazione che ha portato 7 persone in carcere, una ai domiciliari e il sequestro preventivo di 900.000 euro, con indagini da Savona fino a Carrara. Al centro del presunto sfruttamento, una società con oltre 150 dipendenti, per lo più del Bangladesh, che opera presso importanti cantieri spezzini di barche di lusso. Un'indagine che accende un faro sul sistema lavoro del distretto Ligure Toscano, che ha come capitale storica Viareggio. Questi arresti non ci stupiscono, attacca la Fiom CGL Toscana, secondo la quale questi fenomeni possono riguardare anche i cantieri nautici toscani, nascosti nella giungla di appalti e subappalti. Nella gran parte dei cantieri nautici, anche in Toscana, manca il rispetto delle regole. E dalla fine della catena degli appalti vi sono sempre più lavoratori più deboli, spesso ricattati, spesso sfruttati. I cantieri committenti, cioè i grandi marchi, cioè coloro che hanno la vera possibilità di intervento e di spesa, hanno la grave responsabilità di aver creato un modello di sviluppo che alla fine produce arretramento nelle condizioni di lavoro. La Fiom torna a sollecitare la regione toscana e comuni come Viareggio, sui quali insistono le concessioni demaniali pubbliche sulle quali lavorano i grandi cantieri. I tavoli aperti fino ad oggi non hanno prodotto risultato e quindi bisogna continuare ad andare avanti. Ma non può esistere che aziende che operano su beni pubblici perseguano un indirizzo fondato sull'arretramento delle condizioni dei lavoratori e soprattutto che siano lasciate fare. Bisogna che le concessioni siano rilasciate a precise condizioni, siano subordinate affinché le imprese creino ricchezza collettiva, creino sviluppo, creino occupazione.